di latte si deve sentire. Dopo andremo anche a sentirlo con la lingua, un pochino. Se lo tiriamo fuori. Questo è un altro aspetto da analizzare. Vedete com'è imposto. Quando lo appoggio sul tavolo, non si è mosso, è rimasto così. Vedete, non si è mosso bene, questo vuol dire che la struttura come una casa, cemento di una casa, la struttura è buonissima, perché non si è mosso, non si è passato per niente. Invece dietro tende a sflosciarsi, vuol dire che c'è poca forza, quindi gli manca la struttura, quindi c'è poco acido acetico. Seguite? E in questo caso bisogna ricorrere ai ripari, bisogna fare qualcosa per riprenderlo, per rimetterlo in forza. Però io, secondo me, quello che consiglio io, non dare tanto quelle cose, ho sentito dire uova, un burro d'uovo, bisogna riprenderlo con la farina, con il cibo bisogna riprenderlo. Solo con la farina? Sì, secondo me sì, secondo me. Sì, vai. Questo è nuovo, costa da più. Cos'è quello? Il diacametro. Quant'è? 4.2. 5.5. Sto scendendo. Scusate. Ciao. Intorno al 5, perché sono stato venuto a fare. Intorno al 5? 4.92. Messo di meno, adesso. No, sta scendendo. Sta scendendo. 4.80. Sta scendendo. Questo dovrebbe arrivare a 4.4, 4.2. Allora, dovete
prima con il naso, come abbiamo fatto prima, e adesso qui ancora ci abbiamo questi profumi, questo, sentite questo profumo, questa dolcezza, è sale latte, latte sullo zucchero sembra, sentite? Tende al bosco. Come? Tende al bosco. È vero? Sì, perché c'è la fermentazione del bosco a me. Sentirlo con la lingua per sentire come pizzica l'acidità praticamente in questa maniera, guardate questo lato, non mi sono mai spavicchiato, tanto che si dato tutto 200 gradi che poi sì, dovete usare questa parte della lingua, questa qui, così, in questa maniera. Sentite? Mi sento una punta di concezione di pizzicone. Però non è acido. Il vino quando bolle. Il vino quando bolle. Lo stesso odore e sapore del vino quando bolle. Esatto. Allora, questo è il giusto equilibrio, che si sente l'acido, si sente questo pizzicone che è un sintomo proprio d'acidità, ma non è eccessiva, non è forte, non è un'acidità fastidiosa, è un'acidità lattica, questa è la famosa acidità lattica, non si parla sempre di acido lattico per domani. E per questo dice abbiamo che senti bene, no? Una seconda trombosa. È un lievito dolce, molto dolce, buono. Però allo stesso tempo, questo lievito qui, anche se non pensa dolce, è perfetto per fare il panettone. Adesso noi, se volessimo fare il panettone con questo qui, dovrebbe venire, benissimo. È facile che tenda a sedersi, perché tolgo la struttura, l'esterno invece è rimasto su, com'è? Non si è mosso là, non si è mosso una ripola. Ma mai te lo sei fatta amico? Thank you.
Dentro la testa, la coda, va bene? Sì, è sopra la testa.
dopo grazie vi siamo alternati, capito? 5 e 4. Quanti ce ne sono? Tanti. Mi arriva sempre meglio. Ma non appoggiate perché sulle mani. Adesso filmiamo un'arma fatta bene, dai. Oh, non rompere i coglioni. Fai il fiocco. Fai il fiocco così. Lo strangoli così. Lo strangoli. Cosa lo strangolo? Tu stai imbrogliando, non puoi mettere il dito così, eh? Sì, sì. Cos'è? È così. Allora, il nodo io l'ho capito, l'unica roba che ho capito è il nodo. È così, e vabbè, passi così. Passo così. Poi arpi la coda. La metti dentro. Sì. La testa la sopra. La testa sopra. Ah, vabbè, allora quasi si può fare. Non ho capito però la differenza tra la testa e la coda. Come si fa a capire? La testa la devi fare un po' grossa. Ah, ecco. Non voglio... Serpentino, guarda che serpentino. Arpi la coda. Come sono perso robe grosse mentre ero no. Via? No. Cazzo, c'è problema di spiegare che sono. Si è stufato. E ha fatto bene. Cosa combinerà? Tieni, fagli un lavoro. Così imparo. Io devo filmare per i porti. Dai, che hai capito? Questo facciamo sempre una forma leggermente allungata, come abbiamo visto in precedenza. Okay? Facciamo sempre sui 70 grammi. Faccio conosci bistecco, eh? Gli Stefani? No, è un mio argentino, come... di Rosario. Allora, l'importante è che non li tirate tanto, perché dopo, se no, quando va in fermentazione, se la tirate tanto, vi fa a mo' di cannocchiale. Quindi... Sì, però... Allora, li tirate... Così. Poi, tiri sulla coda, dentro. Tiri... E passi dentro la coda del buchino finale, perché anche questo è un diavolo, però più grosso modo adesso mi appena. Però con lui di nero. Roba seria qua, eh? Senza occhiali. Ecco io. Senza occhiali non lo muovo. Allora io l'ho cancellato, però le dimensioni qui, mais, andiamo a vedere il mais, no? 20-30
micrometri, quindi millesimi di millimetro, è molto più piccolo di quelli del grano. Ma noi vogliamo le lievi, abbiamo visto lievi per la volontà? No, no, perché si è chiamato. Ah, che c'è la gemmazione. E qui io ho... Ma si può vedere un pezzettino del lievito di birra, del lievito naturale? No, non vedi niente, sai, io l'ho guardato, vedi tutto l'ago del grano e basta, non vedi nient'altro. Non vedi poco niente. Allora, prendiamo la maizena, insomma. Maizena. Ed è molto yogurt? Sì. Partiamo da questo. Porca miseria. Siamo inquinati. Bagno la punta, prendo un po' comprimido appena appena. E stempero, si distempero, cioè distribuisco il più possibile uniformemente, dove vedremo, metto il copri oggetto, questo qui, questo porto oggetto, questo copri oggetto, qui. Eccolo qua, comprimo, non si fa proprio, lo faccio guardare. Tutti i giorni questo ragazzi, tutti i giorni. Allora. Andiamo giù, vediamo. Okay.